Abbiamo avuto il piacere di riprendere la celebrazione della Santa Funzione da parte del canonico Marini, un personaggio che, come diceva Don Giacomo durante la funzione, è conosciutissimo perché per molti anni ha insegnato presso le scuole qua della nostra, possiamo dire, capoluogo della Val Trebbia, dell'Alta Val Trebbia. Però sappiamo che l'impegno del canonico è stato molto forte, specialmente nel periodo di guerra, che è stato un periodo infelice, e molte persone anche del nostro comune ne sono avute conoscenza, l'hanno conosciuto e hanno avuto l'opportunità anche di avere alcune aneddoti che magari ci dirà. Soprattutto nell'evitare che quando, per esempio, il reggimento o il battaglione Monterosa che fosse passava per Marsaglia, io mi ero inteso d'accordo col maggiore che non avrebbero fatto male a nessuno, ecco, avrebbero rispettato tutti, famiglie, case, eccetera, e se qualora avessero avuto bisogno di qualche pane o così, di chiedere che la gente offrirebbe, ma di non fare delle cose, rappresaglie, eccetera. E insomma, io conoscevo appunto tanti uomini con i quali lavoravo in quel periodo e siamo riusciti insomma a fare, non dico molto perché sarebbe superbia, ma fare qualche cosa di buono, ecco, soprattutto nell'evitare che qui avvenissero delle cose disgustose, ecco, e ci siamo abbastanza riusciti, ecco. Io ringrazio ancora quelle persone, magari qualcuno era più vecchio di me e magari non ci sarà più, comunque ringrazio tutti, sono lieto di essere qui a Marsaglia. Ringrazio Don Giacomo che ha voluto farmi questo onore di invitarmi per il primo a celebrare qui in occasione della festa di San Giuseppe, e poi ringrazio tutta la popolazione che ho visto così numerosa in questa solennità, e poi ringrazio i cantori e ringrazio tutti, perché poi qui a Marsaglia ho tanti amici, tanti conoscenti, e poi oltre agli scolari che ho avuto di qui proprio sono in rapporto cordialissimo con tante persone, saluto tutti. E anche alcuni, riferendomi ancora al periodo bellico, alcuni che erano stati presi, voglio dire portati a Bobbio nelle carceri. Sono stati arrestati. Sì, erano arrestati, eccetera. E io devo dire la verità, io con un trucco che ho combinato presso il maggiore che comandava allora, attraverso un trucco, eravamo d'accordo che io restituivo un tenente loro fatto prigioniero dai partigiani e loro me ne avrebbero rilasciati due che erano in prigione, e invece io, attraverso il soldato che scriveva a macchina, ci ho fatto mettere cinque, perché non osavo andare in prigione a dire ai cinque: due di voi sono liberi e tre no. Come facevo? Il mio cuore non... E allora ci ho fatto mettere cinque al posto di due. Sono stati salvati. Il maggiore ha firmato senza leggere. Cioè, questo è un caso di burocrazia. Solo che poi io dovetti rimanere lontano da Bobbio 5-6 giorni perché mi cercavano per quel trucco lì. E vabbè, sono tutte cose di guerra. Che il Signore insomma ci ha benedetti. Bene, io ringrazio anche lei che ha voluto farmi parlare. Abbiamo voluto fare un presente per i 60 anni di sacerdozio. Grazie. Come abbiamo avuto l'occasione, come ha detto anche Don Giacomo durante la funzione. Grazie. Ringraziamo lei per averci dato questo spazio in questa piccola ripresa. E ringrazio lei che ha voluto invitarmi qui a parlare, che io adesso sono qui tutto commosso, non so nemmeno cosa ho detto perché io sono tanto commosso. Don Giacomo, ma in dialetto diciamo, mi ha tirato un tranello, non so, io pensavo di venire così a celebrare, invece lui. Vabbè, ringrazio tutti e ringrazio loro, ringrazio anche lei. Tante cose, né? Tante cose. Saluti. Buongiorno.
Abbiamo terminato quindi con questa funzione e andiamo avanti con le nostre programmazioni e da parte mia Paolo, Gianluigi e Massimo, che Gianluigi in regia e Massimo che in questo momento la telecamera sta effettuando le riprese, vi auguriamo un buon proseguimento. Di nuovo grazie per averci seguito e ci vediamo ancora domenica mattina per 11.30 per la celebrazione della Santa Messa da parte di Gian Giacomo Ferraglio come di consueto. Grazie per averci seguito, ne prego la regia di chiudere.